Ieri sera finalmente è finito l'incubo in cui viveva da 3 mesi una giovane ventenne rumena. Quando era arrivata in Italia 2 anni fa con una bimba appena nata, non immaginava di certo che nel suo futuro vi sarebbero state violenze, botte, minacce a lei, a sua figlia e alla madre gravemente malata. A ridurla in schiavitù, a costringerla a vendersi per 80 euro è stato un connazionale di qualche anno più grande di lei, in Italia da parecchi anni. L'uomo, ex tossicodipendente con il vizio del gioco, prima l'ha costretta ad aiutarlo in furti e borseggi, poi, per guadagnare di più, l'ha messa in strada. Lei adescava i clienti in zona stazione, li portava in un tugurio sotto la loro abitazione e là veniva consumato il rapporto. Lui si prendeva tutti i soldi, a lei dava 20 euro a settimana per comprare il cibo per la figlia. Ieri sera, al termine dell'operazione degli uomini del nucleo radiomobile dei Carabinieri, per la giovane donna rumena, descritta come una ragazza minuta e di bell'aspetto, è finito un terribile incubo. Siamo di fronte a una brutta storia che ha visto come protagonista una giovane ventenne rumena venuta in Italia con la speranza, insomma, di trovare benessere e un lavoro che potesse consentirle di crescere il neonato che allo stato ha 2 anni, e si è vista però costretta dal connazionale a prostituirsi in condizioni veramente disumane. Gli aveva approntato una garçonnière, se così si può dire, in una cantinola dove veramente c'erano delle condizioni igienico-sanitarie molto, molto, molto pessime. E l'attività è stata abbastanza articolata e particolare perché la vittima non ha mai accennato di rivolgersi alle forze dell'ordine e non ha mai parlato del suo disagio con altre persone. D'altronde era da poco in Italia, non aveva una cerchia di amici e quindi sono state delle piccole confidenze fatte anche alle madri di altri bambini al parco, che hanno attivato la nostra, diciamo, il nostro interesse. Il tutto poi è stato un insieme di incroci di dati e di osservazioni che ci ha permesso ieri sera di intervenire nella fragranza e sorprendere proprio nel gesto in cui la donna, dopo aver avuto una prestazione a pagamento con un cliente, dare l'intera cifra della prestazione al suo aguzzino. In quel momento sono arrivati i carabinieri che hanno tratto in arresto l'uomo, che per dissimulare ha chiesto alla donna in rumeno di dire che non la conosceva, di dire che non si erano mai visti, ma ormai gli elementi erano così tanti e tali che la vicenda era del tutto chiarita. Per costringere la ragazza a prostituirsi, l'uomo usava dei sistemi veramente disumani. Sì, addirittura teneva il bambino in braccio e tirava i capelli dicendogli che l'avrebbe fatto del male. Poi la ragazza, quando è stata diciamo, liberata da questo incubo, ci ha confessato che per renderla più morbida e per farla prostituire con più facilità, addirittura la drogava con del metadone, metadone che abbiamo ritrovato poi nell'abitazione della coppia. L'uomo infatti è un tossicodipendente e aveva facilità a recuperare il metadone che iniettava nelle vene della donna, che quindi diventava molto più docile e acconsentiva a questo prostituirsi che invece non era proprio nelle sue intenzioni. Ora la mamma, la giovane donna, insomma, e la bambina sono al sicuro in delle strutture protette. L'uomo. L'uomo per fortuna è in carcere, si trova qui in carcere a Ravenna e dovrà rispondere anche della pesante accusa di riduzione in schiavitù, reato per il quale la competenza è dell'Assise di Bologna e per il limite di età della pena si prevede un carcere molto molto lungo.